Eccoci qua, ben ritrovati a Prove Tecniche. L'ho appena presentato nel corso del telegiornale Roberto Asquini, il papà, il padre della benzina agevolata, consigliere regionale del gruppo Misto. Abbiamo introdotto questo nostro incontro con la questione del voto in provincia che si porta dietro una serie di polemiche. Lui ha sviscerato il problema, ma ha introdotto un'altra questione che è quella dei microcomuni, non soltanto fusioni tra Lì comuni. siamo ancora alle prove tecniche, ma Ecco, qualcosa esatto, abbiamo ma fatto, noi no? abbiamo cominciato le prove tecniche, siamo andati abbastanza avanti. Lì cosa si può Proprio fare? le Lei prove tecniche. aveva anche individuato qualche formula per venirne a capo, Ma no? io ho presentato una proposta di legge, anche, cioè lì il problema vero è che la legge è molto rigida, è molto dura, e di conseguenza, perché è costituzionale, deve partire con il referendum sul territorio. Ma se la regione obbligasse o perlomeno stimolasse la presentazione di questo referendum fra i comuni, potrebbe innanzitutto sbloccare la situazione e poi la regione potrebbe effettivamente fare le fusioni. Sai, è importante mettersi in quest'ottica di idee. Quando Lei hanno 100 abitanti, 200 aveva abitanti, già 300 esperienza, no? abitanti. Campolongo, adesso dai, il 2 dicembre il referendum, cos'era lì? Rimignano Rimignano Teo. Teo. No, due comuni si Bene, sono fusi, due gruppi di comuni si sono fusi, bene. Ma il Campolongo e campanile è Topolino. un valore o un disvalore? Beh, in questo momento il campanile è un costo. È un costo, È sempre benissimo. un valore, però bisogna vedere, è sempre un valore, però bisogna vedere quanto Però costa. nel E non pratico, è che tutti i valori te li Asquini, puoi permettere, nel tanto più in un pratico, momento come questo. fusione dei comuni vuol dire un sindaco e un consiglio comunale. Eh sì. Eh Bene. sì. Bene. Allora, di Gianfranco, di Scusa, Gianfranco, sì, no, scusa, però aggiungiamo un di Gianfranco. sindaco, un consiglio comunale, un impiegato invece che due, una sala invece che due, un palazzo invece che Riduzione dei due, costi. tutto costa e Magari alla fine un quei ufficio fondi lì, tecnico un anche. ufficio tecnico, sì, in realtà con la fusione già puoi fare un ufficio tecnico insieme a diversi Sono comuni, cose però fondamentali. non hai bene. Con l'unione già si possono, qua Sì, parliamo già di con l'unione, fusione. esatto, già con l'unione lo puoi fare, con la fusione vai proprio a fondere tutto, già con l'unione puoi fare un È solo questo ufficio che si tecnico. vuole. Sì, Bene, però non basta, ecco, solo l'ufficio esauriente. tecnico. Benissimo, stavo dicendo di Gianfranco. No, di Roberto Asquini ho letto la sua prolusione in occasione del 50esimo della nostra carta Lo nostro costituzionale, compleanno, il nostro piccola compleanno. carta costituzionale dello Statuto di Autonomia. Ho notato questi passaggi, no? Il nostro 4 luglio, giusto? Il Esatto, nostro visto che 4 siamo luglio. americani. Rammarico per quei pochissimi che dicono che la specialità serve a poco. E poi la nostra regione è la migliore e poi si impari da noi. Io faccio riferimento La invece, nostra regione è conferma, la migliore, no, la amiamo conferma. la nostra Quante belle regione. parole. Beh, ma Conferma. insomma, no, È un vabbè. romanzo, è un romanzo, Belle è un parole, ma ci romanzo. sono anche No, ma fatti, eh? Ci sono anche fatti. ci sono anche Negli anni, fatti. non solo degli ultimi 3 mesi, ci sono anche Assolutamente sì. fatti. Ecco, però la cosa che invece mi ha stuzzicato leggendo queste cose è stata la lettura che avevo fatto domenica scorsa di un editoriale. Sul quotidiano locale, in cui si diceva Ballaman, Batman, Bancomat, e tutto sommato filtrava come un piccolo ragionamento attorno a così fan tutti e così son tutti, una specie di omologazione complessiva anche del friulano rispetto a Batman, che è un tal Fiorito, mi pare di. No? Ah, adesso non confondiamo No, le non cose, c'è confondiamo le chi cose, si è messo. però No, no, il ragionamento portava lì. no. No, non credo. Adesso, noi tutti quanti, noi in Consiglio regionale, cerchiamo di fare del nostro meglio, di adempiere a normative anche complesse. Altri si accreditano questa situazione di gente che si è accreditata quantità molto ingenti di denaro sul proprio conto corrente. Da noi una cosa del genere non l'ha fatta nessuno, insomma non emergono cose di questo genere. Siamo a un altro ordine di livello, però credo, ecco, insomma, che non bisogna smettere con questa politica del denigrare, perché se qualcuno persegue la volontà di dire parliamo male della regione, così magari denigriamo un po' tutti, un po' l'altro, o magari creiamo spazio, facciamo un favore a un contendente piuttosto che all'altro. Guardate che se non amiamo noi la nostra regione e se non la difendiamo noi e se noi tutti, residenti in Friuli Venezia Giulia, cittadini del Friuli Venezia Giulia, non facciamo di tutto per cercare di difenderci e di difendere le nostre competenze, siamo finiti. Perché gli altri non ce le difenderanno. Asquini va Non tutto è bene. accettabile, non è accettabile che Asquini da questa va tutto regione bene. parti un attacco contro noi Al stessi, perché è una cosa suicida, non è netto possibile. dell'editoriale apparso sul bollettino di Onsel, al netto di questo editoriale, 2 milioni 800 mila euro all'anno ai gruppi politici, anno domini 2012, sono pochi o sono tanti? Beh, sono troppi, tanto che li abbiamo dimezzati.
perché abbiamo già dimezzato questo tipo di contribuzione, l'abbiamo fatto ancora l'anno scorso, probabilmente lo dimezzeremo, lo ridurremo, lo modificheremo ancora. E non va dimenticato una cosa, che noi abbiamo scelto questo tipo di finanziamento da rendicontare tutto. Il rapporto elettore eletto che esiste in tutte le regioni, da noi finanzia il gruppo dei consiglieri regionali e noi rendicontiamo tutto. Altri hanno fatto la scelta di avere un rimborso forfettario, un rimborso che è una cosa diversa. Cappuccino, brioche e due quotidiani vanno rimborsati secondo lei, sì o no? Ma guardi, secondo me il rapporto elettore-eletto è un rapporto che cerca di diffondere la conoscenza, l'interscambio con i cittadini e tutto quello che si cerca di fare in quest'ambito è sensato. Se ci sono operazioni fatte al di fuori di questo, allora siamo al di fuori. E al di fuori questo? Ma guardi, io credo che su questo lavoro qui, io ho cercato di fare del mio meglio. Bene. E sono convinto che tutti i miei colleghi hanno cercato, non posso pensare diversamente, di fare del loro meglio. C'è chi fa i controlli, giusto che li faccia se ci sono delle cose illecite, però è anche giusto che ci sia la possibilità di utilizzare le risorse per diffondere i programmi, i comunicati e farlo con tutti i metodi possibili, che talvolta sono internet, talvolta sono la televisione, talvolta sono il rapporto interpersonale che non può mai essere sostituito in nessun altro modo. Che senso ha, secondo lei, ipotizzare questi parallelismi abbastanza particolari con situazioni particolarmente negative? Che senso ha? Lei dice non possiamo farci male da soli, ma c'è un obiettivo politico, c'è una strategia che può portare da qualche parte? Io guardi, quando abbiamo fatto questo compleanno della regione, una cosa ho detto importantissima, attenzione che l'autonomia speciale è il nostro valore assoluto. E dobbiamo fare di tutto per difenderlo, anche perché abbiamo portato grandi risultati. Non va dimenticato, da indietro, nessuno ha cominciato con la politica della casa e noi abbiamo fatto una politica della casa che ha pagato. Nessuno ha ricostruito dopo un terremoto come abbiamo ricostruito noi e già quello è stata un'applicazione di responsabilità e federalismo, perché anche in quel caso ci sarà da dire qualcuno avrà sbagliato, come sempre, perché c'è sempre qualcuno che sbaglia in un calderone, ma il risultato complessivo è immensamente positivo, come nessun altro ha mai fatto. Ci paghiamo le autostrade, ci paghiamo la sanità. Se noi perdiamo l'autonomia speciale, siamo finiti. Questa Pasquini, cosa va difesa in tutti prima i modi. Della telefonata. E qualcuno ritiene che la nostra Pasquini, autonomia speciale magari sia meglio togliercela, perché prima, magari cercano di portarci prima via prima della tutto. Telefonata. Autonomia speciale significa Finest, medio credito, le partecipate. Finest ha un passivo di 10 milioni, Promotour non ne parliamo. E tutto il resto. Questa è autonomia speciale? Beh, allora innanzitutto l'autonomia speciale significa avere potestà e poteri. Bene. Per poterle applicare, per fare le leggi. E noi questo abbiamo fatto. E abbiamo fatto tantissime cose positive e ho fatto degli esempi, ma siamo qua pronti anche a migliorare quello che funziona meno bene, no? Cioè non sto dicendo che tutto quello che è stato fatto è perfetto, sto dicendo che occorrono gli strumenti per poter fare, perché se facciamo la guerra a questi siamo finiti, non potremo più fare niente, potremo sentiamo, solo ricevere quello che decidono gli altri. Sentiamo da casa se vogliono chiederci qualcosa. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sono Luisa. Buonasera. Prego. Volevo salutare tutti i partecipanti, in modo particolare il consigliere Asquini. Prego. Mi riferisco al primo intervento che è stato fatto appunto dal consigliere per quanto riguardava la fusione tra i comuni. Allora, giustamente diciamo in questo periodo i costi sono talmente alti che è giusto che ci siano queste fusioni. Un solo sindaco, qualora fosse vero, perché qui si parla anche di prosindaci, quindi sarebbe opportuno, visto che il consigliere è una persona molto attenta, vigilasse su questa situazione, perché non credo che i costi della politica vengano diminuiti. Bene. Questo è il mio pensiero. Grazie mille, grazie alla telefonata. Ce n'è Chiaro. Un'altra, ce n'è un'altra. Scusa Gianfranco. Sì, ascolto. Pronto? Pronto, buonasera direttore. Buonasera. Buonasera anche al consigliere. Buonasera. Allora io ho telefonato Renarduzzi niente. Renarduzzi anche, scusi. Sì. No, ma le pare, ma era una battuta. È come la grande famiglia. Allora io avevo telefonato ieri sera anche e mi avevate sì, esattamente. Ripetita Juventus. Allora venerdì su Rai 3 nazionale. E sulla benzina. Hanno detto che il garante per l'energia ha
decretato un indebito aumento di una tassa rincarata sul costo finale, che non doveva essere rincarata. Allora io che non sono nessuno, no, non valgo niente, meno del 2 di costo. Beh, insomma, dai, non si butti giù. Ho pensato, la Regione Friuli Venezia Giulia, con la tessera della benzina, è in grado di far avere il rimborso di questa tassa, se non al singolo, alla collettività. Bene. Aspetti, anche un'altra cosa. Prego. Venerdì ho assistito al consiglio comunale del mio comune. Dov'è? E c'è stata una variazione, cioè a livello nazionale si è stabilita una legge sul controllo dell'anticorruzione. Ogni dipendente comunale dovrà affrontare un corso per sapere come comportarsi in caso di corruzione e tutto quanto. Cioè maggiori controlli, addebiti di costo, spese che devono essere controllate 2-3 volte. Sì, non dico che siamo i migliori, ma non siamo un esempio di... non siamo neanche un'isola felice, ma questo aumenterà i costi nella nostra regione. Va bene, grazie. La seconda parte mi è abbastanza nuova, però la prima sicuramente è materia, è pane per i denti di Roberto Asquini. Fra le cose che fa questa regione, grazie all'autonomia speciale, anche grazie all'autonomia speciale, è erogare un contributo sul carburante che aiuta le famiglie e che aiuta l'ambiente, perché privilegia le auto che inquinano meno. Credo che questo sia un risultato eccezionale di questa regione, anche perché altri non ce l'hanno. Per cui questo di per sé è un risultato. Poi che lo Stato faccia delle cose, ci ha messo in grande difficoltà, perché ultimamente con l'aumento caustico dei prezzi che è stato fatto nel 2011, si pensi solo una cosa, che nel 2011 è stata aumentata l'accisa circa del 10% e i consumi nel 2012 si sono ridotti del 9%. Tradotto, tutti abbiamo pagato molte più tasse, ma il cumulo complessivo non è aumentato, quindi proprio un errore tecnico fatto questa operazione. Questo non toglie, non c'entra quando nulla. Quando finiranno con... Asquini? Quando noi paghiamo ancora l'accisa sul Belice? No, beh, l'accisa è una tassa complessiva, no, diciamo che le addizionali... Le addizionali all'interno. Beh, ma ormai è tutto consolidato. La scelta purtroppo che ha fatto l'Italia tanto tempo fa, che hanno un po' tutti gli europei, chi più chi meno, è quello di aumentare molto le tasse sul carburante. Questo è un dato che io ho sempre ritenuto inopportuno, anche perché frena la produttività o addirittura frena i consumi, che significa frenare il gettito indiretto, i posti di lavoro e via di questo passo, tanto più in una regione come la nostra, ma il numero italiano è un numero che dimostra come l'aumento sia stato controproducente. E purtroppo sono scelte che io non condivido, non le condivido al punto che da sempre faccio qualcosa per cercare di far pagare meno alle famiglie, ai cittadini, perché insomma bisogna aiutarle. Senta questa, noi amiamo il Friuli, ma quante macchine blu ci sono in regione? E Asquini farebbe il consigliere per 1200 euro al mese? Questa dei 1200 euro al mese deve essere un pallino. Guardi, un riporto delle dichiarazioni recenti di Deborah Serracchiani. Io ho presentato una proposta di legge per tagliare completamente le auto blu. Non è che non ha fatto molta strada, no? Fatto più strada la proposta di legge sulle auto, sull'aiuto alle auto ai cittadini, ma io non dispero che ci sia una prospettiva di tagliarle radicalmente le auto blu. Per quanto riguarda le nostre indennità, tutti sanno che noi da tempo stiamo progressivamente riducendo le nostre indennità. Noi non è che negli ultimi anni ce le siamo aumentate, ma ce le siamo progressivamente ridotte. Per cui, insomma, è una strada che abbiamo intrapreso e l'abbiamo intrapresa con decisione. E lo dico di più, abbiamo anche tagliato concretamente il numero dei seggi. Insomma, ecco, estrapolando il dato, come dire, particolare, riguardo alla sanità, come mai nessuno ricicla tutto il materiale che nel cortile di via San Valentino? Usciamo da via San Valentino, facciamo finta che si parli in generale. Sotto la pioggia, roba che è anche seminuova, e che non solo lì, visto che ci sono capannoni pieni di tale materiale, lasciate di invecchiare. Mi spiega qualcuno come funziona il business? Qui probabilmente è la questione delle forniture farmaceutiche e sanitarie che non saranno pagate adeguatamente. Delle società che forniscono le aziende sanitarie. Io sono d'accordo che ci sia un controllo generalizzato, che si continui ad andare a controllare per migliorare. Però devo ricordare due cose. La prima
di ordine specifico, che la nostra è l'unica regione che si paga integralmente la sanità. E se tutte le regioni si pagassero la sanità con i soldi propri, noi non avremo buchi. Mi sembra, cioè, che la sanità del Lazio abbia 11 o 12 miliardi di buco, cioè tre anni di regione Friuli Venezia Giulia, di tutto. Quindi, cioè, beh, e guardi, la seconda cosa, un pizzico di nostalgia, non le venga giù la lacrima, ma costi standard è una delle sue grandi battaglie. E la seconda cosa, è la seconda cosa che io dico, attenzione, perché io non so il business, cerchiamo di fare una politica propositiva, io non sono per fare una politica di odio, perché c'è molto odio, la situazione sociale è molto tesa, manca il lavoro, perché l'obiettivo vero oggi è creare lavoro e quindi far ripartire l'economia, perché questa è l'esigenza primaria. Io non voglio alimentare odi, dobbiamo pensare di giocare qualcosa di positivo. Beh, un po' di trasparenza in più però sì. Ma trasparenza sì, ma io sono d'accordo. Sulle forniture delle aziende sanitarie sì però, perché ci sono dei conflitti paurosi. Allora guardi, attenzione. Sulla trasparenza io sono assolutamente d'accordo, però ricordo sempre una cosa, maggiore la trasparenza è meglio, eccetera. Nessun'altra regione gestisce la sanità Vero, come noi, nessuno altro e nessuno altro se la paga. Senta, questa è particolarmente cattivella. Squini, che qualche anno fa voleva eliminare la rassegna Pordenone Legge per dedicare i fondi regionali alla cultura che si riceve per fare più concerti allo stadio di Madonna, è sintomatico del vuoto culturale di idee nuove, risolutore dei paladini della specialità federalista. Insomma, ha capito il concetto. Ma intanto se voleva tagliare i fondi a Pordenone Legge, prima cosa, se preferisce i concerti di Madonna, seconda cosa, e se sono queste le idee nuove. Concerti. Io sono assolutamente convinto che per quanto riguarda le attività culturali bisogna cercare di incrementare due tipi di attività. Quelle che arrivano sul territorio, che sono le attività più piccole, tante volte se cerchi di sostenere una piccolissima associazione, quelli che si danno da fare magari con cifre minime coinvolgono papà, lo zio, il fratello, il nonno, il figlio, tutto quanto, e crei una moltiplicazione enorme. Per quanto riguarda i grandi eventi, io non ho assolutamente dubbio su una cosa, che vanno tagliati i finanziamenti laddove non ci sia un ritorno popolare forte. Per cui è chiaro che se da una parte vedo che attiro 40-50 mila persone magari da tutto il circondario, extra regione, perché il mio obiettivo è portare gente da fuori della regione di Friuli Venezia Giulia, e se un'altra rassegna mi porta 2000 persone e me le porta solo una cosa di nicchia, secondo me non ho alcun dubbio che devo tagliare fondi, non azzerare, ma dare fondi in maniera proporzionale a quello che porta 2000 persone rispetto a quello che ne porta 40.000 o 50.000. Altro assist, no, comunque precisiamo che Pordenone Legge è cresciuto nel tempo. Sullo specifico io non entro nel merito della specificità di Pordenone Legge, anche perché dovrei avere adesso gli ultimi numeri per poter quelli che sono. Insomma, non è che posso... Entriamo in un'altra specificità bella. Domani si apre la BIT. La BIT. Turismo. Fino a domenica. Allora io sono stato un sostenitore... 780.000 euro. Sono stato un sostenitore di una legge specifica per la turismo promozione all'estero del Friuli Venezia Giulia, del turismo nelle città, che sfrutta i nostri ambasciatori naturali, cioè quegli imprenditori, quelle persone che sono partite dal Friuli Venezia Giulia chissà quanti anni fa, e sono riusciti a fare fortuna all'estero, diventando veri e propri centri perfetti di iniziative. Abbiamo aperto dei corner che ci costano pochissimo, ma per pochissimo dico pochissimo, ma ancora meno di quello che uno pensa, va bene? Cioè, pensi un numero meno di quello. Diciamo, è veramente una cosa. Cioè, quindi potrebbe essere questa l'alternativa alla borsa? Beh, non è alternativa, no, è una cosa aggiuntiva, non può affiancare. Essere. Ma il problema è questo, che quando tu devi farti conoscere, il nostro problema è quando andiamo all'estero, diciamo, da dove venite? Friuli Venezia Giulia, molte volte ti chiedono what Friuli, what, non sanno neppure, non where, neppure sanno che cos'è questo Friuli. Venice. Abbiamo uomini che hanno aperto, uomini e donne che hanno aperto ristoranti, che hanno aperto aziende. Abbiamo aperto, grazie a loro, dei corner, dando solo un piccolo rimborso spese di qualche migliaio di euro, per dire proprio esattamente. Lei sa a Aspen, in Colorado, stiamo aprendo New York, lei sa che si interrompe l'ospite in questa trasmissione. La questione della radio, ce ne sono ancora la questione una degli decina, spot quasi. Radio, che è diventata, come dire, un cavallo di battaglia, anche di battaglia elettorale, sta a significare che la promozione turistica del Friuli Venezia Giulia è fatta bene, benissimo,
non dico male perché non lo dirà, ma in maniera mediocre, con qualche approssimazione, con qualche esagerazione. Si può sempre migliorare. Ma no, questo è poco ma sicuro. No, questo è fuori discussione è che si possa sempre migliorare. Però le chiedo un passaggio su, per esempio, sulle radio, su una radio in particolare, se ricorda. Ma adesso mi è difficile entrare nello specifico. Diciamo che i dati del turismo in Friuli Venezia Giulia 102,5 sono in continua. Che non sono i milioni. Non sono i milioni, ma i milioni sono di più. Sono in continua crescita i dati sul turismo in Friuli Venezia Giulia, nonostante il quadro internazionale non sia certo un quadro di ricchezza. Alt. E ripeto, io personalmente ho fatto un investimento normativo e una legge che il Consiglio ha approvato come... E che oggi di poca spesa e di grande resa. Di pochissima spesa e di grandissima resa. E verranno delegazioni internazionali in Friuli, ci facciamo conoscere e ripeto, rendiamo anche ancora più orgogliosi chi all'estero oggi difende la bandiera del Friuli Venezia Giulia perché è nato qua, perché ha le radici, perché ci crede. Gianfranco, stavi... Sì, io stavo, no, volevo dire rispetto a questi numeri di Asquini che, insomma, non so, però risulta che malgrado tre strumenti importanti, ripeto, Forum Tour, Agemonte, Turismo e FVG, noi abbiamo un problema in montagna. Lei è sciatore, quindi appassionato, però dai... Dal milione e mezzo del 2010 di presenze su nelle nostre Alpi, siamo passati a 800.000 dello scorso anno. Io credo che... Abbiamo strumenti su strumenti, che differenza c'è tra Promotour, non so, e Asphalt Park? No, questi sono utili, Promotour fa perdite. No, dobbiamo essere chiari. Una stazione, un impianto, un sistema sciistico, un impianto di salita per entrare nei cataloghi internazionali e quindi attrarre turisti, perché il problema è attrarre turisti in Friuli Venezia Giulia. Il nostro numero di sciatori è troppo piccolo per poter alimentare da solo, dobbiamo attrarre turisti. Attrarre turisti significa non attrarre turisti domenicali, ma attrarre turisti che occupino tutti i giorni le piste e per entrare in un catalogo devi avere 100-150 km di piste. Se noi oggi ci agganciamo quello che stiamo facendo a Pramollo e creiamo un demaskiable a cavallo fra Italia piano, e Austria... Piano, cosa vuol dire? Un sistema sciistico. Al posto della ferrovia, dove c'è la ferrovia? A cavallo fra Italia e Austria riusciamo a creare le condizioni perché anche in Italia ci sia la possibilità di vendere dei pacchetti turistici settimanali, avere chilometri e chilometri di piste, perché si parla di arrivare attorno ai 150 km di piste. La regione dovrebbe investire 36 milioni di euro. Sì, ma ritorneranno alla grandissima. Sì? Quindi a favore del centro? Sì, perché noi sostanzialmente riusciamo a drenare una parte di turisti che oggi perdiamo, perché se uno decide di partire dalla Repubblica Ceca... Travanga ha detto che arrivano anche i russi. Ma certo, perché è il primo incontro che abbiamo con le Alpi e vendiamo lo ski al top del mondo, che è lo sci austriaco e parzialmente italiano, perché ci saranno anche piste in Italia... E i ristoranti migliori del mondo, il food è il primo in Italia. Interrompiamo. Cioè, abbiamo un biglietto di vista che non è uguale. Due messaggini interessanti e ci sono anche telefonate. La domanda secca e la risposta deve essere secca. Promotour funziona bene o no? Può funzionare meglio. Cioè praticamente non funziona bene. Può funzionare meglio, non ho detto che funziona. E io le ho chiesto se funziona bene o no, però. Può funzionare meglio. Può funzionare va bene. È il confessionale. Può funzionare decisamente. Abbiamo una telefonata. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Ecco, approfitto che c'è Roberto Squini. Roberto, par plaisir, mi puoi spiegare, siccome siamo una regione autonoma, dite che è amministrata bene, parliamo di Promotour che continua a fare debiti, parliamo di altre cose, e adesso io voglio dire questo. Uno che ha bisogno di avere degli esami, andiamo adesso sul campo della sanità, e per farli con la cassa, con la ricetta del medico, deve aspettare per un esame aprile, maggio o anche di più, anche un anno, oppure deve andare a pagamento. Nel mio caso, con una pensione minima, io in un mese ho speso per dover fare degli accertamenti 400 euro. Adesso io vi dico solo se i soldi spesi per Promotour o altre spese per voi della politica che dite che va bene così, se uno che con una pensione minima deve per potersi curare spendere 400 euro e non è finita. Ditemi dove sta la giustizia, noi non vi abbiamo dato la delega per spendere tutti quei soldi che state spendendo come li state spendendo,
come voi pretendete che fra un poco noi vi daremo il voto? Punto, punto. Grazie signora, grazie. Mi pare che draconiana, il concetto sia decisiva, più che chiaro. Leggo alcuni messaggini. Non credo che un concerto di Madonna di Metallica con il biglietto da 50 euro sia cultura, è solo ed esclusivamente un'operazione commerciale turistica, ma mi pare che l'avesse meno detto male. Anche. Turismo e economia. L'avesse detto appunto. Meno male. Turismo e economia. Direttore, lo sapevo che la risposta sul business sarebbe stata politichese generico. Io a votare, no voi. Malissimo. Vada a votare. Se le regole valgono per tutti, possiamo mandare Equitalia agli enti pubblici che pagano le imprese quando fa comodo a loro? Questi sono alcuni degli stimoli che vengono da casa. Comunque, se vuole rispondere alla telespettatrice rispetto a un passaggio che è abbastanza tortuoso, sottolineo, i soldi di Promotur a migliorare, allora, a migliorare la sanità. Innanzitutto sottolineo che la gestione di Promotur non è che sia una gestione di Promotur che va male negli ultimi 3 mesi. Io ho sempre contestato investimenti che non potevano tornare su Promotur, perché quando tu metti in un polo, e parliamo di investimenti di 4 o 5 anni, anche 6 o 7 anni fa, quando tu metti in un polo degli impianti di risalita che palesemente sono surdimensionati rispetto alla capacità, scusi, no? È passata certo, l'agenzia, no? Per cercare di aumentare un po' il controllo, cosa che siamo riusciti a fare, palesemente superiore alla capacità di persone che riesce a trarre quel polo, è chiaro che tu spendi dei soldi inutilmente. E tutto questo si riflette progressivamente. E ripeto, non è un problema degli ultimi 2 mesi e neanche degli ultimi 3 anni, è un problema molto più antico. Strutturale. No, strutturale, ma su cui noi dobbiamo pensare che da un punto di vista dobbiamo anche garantire la sopravvivenza di certe vallate. Perché non possiamo dire chiudiamo certo, tutto, certo. Perché sennò chiudiamo la montagna. Un passaggio sulla sanità. E dall'altra parte, un passaggio però, sulla sanità. Si poteva spendere tanto di meno. Sulla sanità io ho depositato una proposta di legge che è stata solo parzialmente attuata, che è quella che dice che quando un cittadino chiede un esame e l'esame non viene dato entro 90 giorni, qualunque sia il motivo, va, paga e la regione deve rimborsarli. Questa cosa è stata attuata solo parzialmente, perché è stata attuata solo su taluni esami specifici che vengono indicati dall'assessorato. Io sono favorevole, e su questo batto da anni, a farla su tutto e non solo il pezzettino, perché poi l'assessorato ti dice sì, te lo faccio su 3 esami, ma è su tutti gli esami. Non ricordavo questo passaggio. E questo punto qua è centrale, proprio perché chi come la signora è in difficoltà e ha bisogno di fare questi esami, fermo restando un tempo tecnico che devi comunque garantire e lasciare, dopo se va a fare gli esami dobbiamo rimborsare noi regioni, non ci devono essere possibilità. Un altro, per fortuna che funziona. Un altro stimolo è questo: la Germania è uno Stato federale, si vede, federalismo dovrebbe essere spendere i propri soldi e non quelli degli altri. Mi sembra quindi che la riforma del titolo quinto della sinistra manchi qualche dettaglio per definirsi riforma federale. Cosa ne pensa il consigliere Asquini? Questa viene da Alessandro di Prepotto. Io penso che la responsabilità che abbiamo dimostrato nella nostra autonomia sia stata una grande responsabilità e una grande serietà. Ripeto, altri devono prendere esempio da noi. Un esempio su tutti, questo degli ultimi anni, non, magari non prima, ma degli ultimi anni sì, abbiamo ridotto l'indebitamento di questa regione portandolo quasi a dimezzare. Ma scusatemi, dall'Italia ci vengono a dire che noi dobbiamo continuare a pagare, che ci tolgono i trasferimenti, che ce li riducono anche pesantemente, però in Italia l'indebitamento è aumentato nell'ultimo anno. In questa regione l'indebitamento negli ultimi 5 anni è dimezzato. Cosa pensi? Quindi da noi dell'accordo Tremonti tondo per i 370 milioni. E se tutti avessero autonomia e specialità in maniera elevata, avremmo un modello cosa federale dove la responsabilità con, dell'accordo c'è. Con Tremonti, dei, cosa sono, 370 mi pare, milioni? Guardi, io non so se quell'accordo là sia stato troppo debole o troppo forte. Secondo me si poteva probabilmente fare meglio. Quello che però è drammatico e quelli che sono arrivati dopo che hanno fatto finta che questo accordo non fosse stato fatto, e noi che abbiamo dimostrato la buona volontà di andare a fare l'accordo prima non ci è neppure stato considerato, e adesso vogliono quei soldi là più ulteriore tagli. Questo è inaccettabile. Allora, sussidiarietà. Lei capisce che quando si va a un tavolo si deve lavorare
fra forze che hanno lo stesso obiettivo, perché l'Italia e il Friuli Venezia Giulia hanno un obiettivo comune. Quando noi facciamo il giuramento a inizio mandato, diciamo: io giuro di fare del mio meglio, tutto il massimo possibile, tutto il massimo possibile, sì, per il bene comune dell'Italia e del Friuli Venezia Giulia. Gianfranco, stiamo uscendo, dai. Sì, manca una cosa, ma perché non avete varato quella legge depositata? Era stata proposta agosto 2010 per eliminare le liquidazioni d'oro. Liquidazioni d'oro significa un bonus moltiplicato per gli anni che uno rimane in consiglio regionale. Il lordo moltiplicato per un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni, sei anni, sette anni. Allora da tanti anni. Cioè, allora, tanti, abbastanza, abbastanza. Due. È la mia terza legislatura. Cioè, 15 anni. Prossimo giro con chi ballerà? 15 anni ma in consiglio io credo regionale. Che bisogna avere un po' di coerenza nella propria linea politica e quindi cercare di sostenere una linea che dia continuità a questo. Anche perché, lo dico onestamente, mi sembra che questa linea che abbiamo portato avanti e che stiamo sostenendo in questi giorni non solo non abbia governato male, ma in una situazione di crisi generale ha ottenuto un grande risultato. Io credo nelle coalizioni. Adesso, io credo che ormai le liste siano un fatto molto organizzativo, a livello nazionale, a livello locale, ci sono delle coalizioni che si riconoscono attorno a un programma, poi una lista, un'altra lista, diventa perché oltre alla coalizione devi scegliere la persona che porti avanti, perché in regione si può votare la persona, purtroppo a livello nazionale no. Vitalizi, diceva. Vitalizi, ma visto che abbiamo poco abbiamo tempo. Abbiamo tagliato i vitalizi, li abbiamo ridotti esclusivamente a un sistema abbiamo di carattere tagliati, totalmente... No, ma andava tolta anche questa soglia di liquidazione d'oro. Ma su altri vitalizi, aveva annunciato querela a un quotidiano locale, l'ha fatta poi? Io ho segnalato la questione alla magistratura quando avevano detto delle cose che non erano vere rispetto a me. C'era stato questo problema a livello nazionale, avevano detto che io dovevo avere un vitalizio a 50 anni che non esisteva. C'è un problema, dopo tre legislature, 20 anni. Io ho visto prima le immagini di Cardin, presidente dell'ente Fiera. Gianfranco, falla corta perché siamo già fuori. È stato riconfermato Tellia al Frie, no? Quindi di nuovo. Cioè, ma quando si comincerà a parlare di ricambio nella nostra regione? Io credo che il ricambio sia indispensabile. Credo però che non sia mai una strada facile, anche perché tantissime persone che vogliono a tutti i costi correre, cioè, non giovani, ci sono giovani, a seconda dei ruoli, poi magari sai, certi ruoli sono molto ambiti, certi altri ruoli sono molto meno ambiti. E seconda cosa, bisogna assolutamente creare le condizioni perché le persone possano entrare, abbiano voglia di farlo. Personalmente avevo anche depositato una proposta di legge per cercare di sponsorizzare un po' le persone che avevano meno di 35 anni che volessero candidarsi. Questo sarebbe una cosa che ci ritroviamo al fango a Piazza San Giacomo, come in questo caso. Però, credo che questo, che è un momento di grande cambiamento, sia un momento anche per chi vuole entrare in politica, giusto, di cercare di mettersi in gioco, di fare un ragionamento serio sui programmi. Questo è uno di quei cambiamenti che arrivano puntualmente in Italia ogni 20 anni. Ma se togliete anche la possibilità ai sindaci di candidare, non è vero, adesso non diciamo cose, diciamo che tutti hanno la possibilità di candidarsi rispettando i ruoli, evitando situazioni di incompatibilità che mi sembrano logiche, insomma. Senta, l'ultima cosa, io batto sempre su questo tasto, lei si è occupato della vicenda Ipobank recentemente. Mi sono occupato, purtroppo ho cercato di prendere atto di aiutare una situazione lì come siamo, come vede questo rapporto con gli stati vicini, e mostra tante sfaccettature. C'è Pramollo che può essere un'occasione, c'è l'Ipobank che lo era e non è diventata, c'è la fiscalità di vantaggio che potrebbe per esempio metterci in grado di competere in una maniera più equa. Ci vogliono due trasmissioni per rispondere a tutte queste cose, anche perché abbiamo problema del lavoro, che è un problema che purtroppo colpisce in maniera... ed è il problema numero uno, non di questa regione, di questo momento storico. Dobbiamo cercare di favorire il lavoro, perché purtroppo tanti chiudono, tanti licenziano e dobbiamo trovare le situazioni per cercare di ridare motore all'economia. Noi possiamo assumere tutti, non possiamo continuare solo a pagare indennità di sussistenza, dobbiamo assolutamente rimettere in moto l'economia, ma è un investimento che stiamo cercando di fare anche con investimenti. La parolina magica era fiscalità di vantaggio, per esempio. La parolina magica è questa, che noi siamo...
Quando abbiamo cominciato a esistere come regione non eravamo in Europa, c'eravamo in uno sviluppo internazionale eccezionale, eravamo nel cuore dell'Europa, ma con Europa che eravamo vicino al muro, avevamo un pezzo di vicinanza, abbiamo, per, grazie a Dio, sempre la presenza degli Stati Uniti molto vicini, che adesso anche vengono rilanciati nei rapporti Unione Europea-Stati Uniti. Sì. Però avevamo una situazione di un certo tipo un po' chiusa. Oggi ci dicono, ah, ma siete in Europa, siete tranquilli, siete tutti uguali, avete tutti la stessa moneta. Vero, ma non abbiamo lo stesso sistema fiscale che hanno in Austria, non abbiamo lo stesso sistema fiscale anche che hanno in Slovenia. Anche il prezzo della benzina è diverso. Non abbiamo... Quanta è la differenza? Il prezzo della benzina in Slovenia costa meno che anche in Austria, in Carinzia. Sì, però questa regione ha fatto tante cose che poteva, le ha fatte. Tante cose che non può ancora fare, per esempio nel costo del lavoro, dobbiamo poter competere col fisco, dobbiamo poter avere aziende che possono competere con i vicini di casa. E mandare Equitalia anche agli enti pubblici, come diceva il messaggino. Grazie a Squini, abbiamo sparato di brutto come molto al solito. Bene. Gianfranco, domani? Galluccio, il candidato alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia per il Movimento 5 Stelle di Grillo. Benissimo, grazie a Squini e in bocca al lupo. Grazie a voi. Buonasera.